Ciao a tutti gli amici di KingdomGame.it, sono Mattia Granito, siamo con Dario Moccia, il più esperto al momento. No. Almeno se sono italiano penso di sì. No, non sono esperto, cioè sul mondo dei Pokémon. Sul gaming no, sono buono al cazzo, invece sulla parte diciamo più pop, sulle ispirazioni, sullo stile, su diciamo l'arte che c'è intorno ai Pokémon, mi piace dilettarmi, ecco, questo sì. Approfondire, studiare. Mi piace molto, sì, più che altro mi piace zittire tutti quei coglioni che ancora voglio. Le varie leggende. Non è vero nulla, i Pokémon fanno schifo, non fanno schifo di niente, esatto. Siete voi che non li conoscete, quindi fate così. Non è siamo molto virili, esatto, con questi cappelli. Con questi cappellini. Meravigliosi. Molto maturi, molto maturi. Sì, infatti, 21 anni e non 23 io, quindi... e non sentirli. Esatto. Hai provato il nuovo Pokémon? Sì, ho provato questa nuova demo che comunque si avevo visto online in tutte le versioni possibili. Quindi, niente, sono soddisfatto. Ci sono due o tre cose che non mi convincono, però hanno detto che le risolveranno con la versione del gioco finale, qualche lag, eccetera, quindi... Sono piuttosto soddisfatto di essere venuto qui a farvi compagnia. Secondo te, come introdurranno le mega evoluzioni? Cioè, qual è la spiegazione? Perché è il tempo di Pokémon giallo, il professor Rock non sapeva che Charizard si sarebbe potuto... Ma senti, evolvere. Di solito nei giochi nuovi questa cosa, cioè le nuove cose le giustificavano con l'avvento della nuova regione. Quindi, essendo due regioni magari un po' più distanti, non attaccate fra di loro, non si sapeva e si sapeva solo se te entravi in quella determinata regione. Adesso il mondo dei Pokémon si è ampliato, è diventato molto più serio, più maturo, quindi secondo me dovranno dargli un'altra spiegazione molto più comunque plausibile, più seria. Per esempio, ai tempi della prima non si sapeva che Electabuzz avesse una pre-evoluzione, sì. Poi con l'avvento della seconda l'abbiamo scoperto. E quindi non lo so come faranno, di sicuro con un nuovo oggetto, magari una scoperta recente. Abbiamo scoperto che con queste pietre i Pokémon si possono mega evolvere, si adattano a varie situazioni. Chissà, io spero che magari trovino anche qualcosa di più, che mi piacerebbe molto. Sì, infatti, perché introdurre una novità comunque sostanziale e grossa nel gameplay deve avere un minimo di coerenza, no, sì. Sì, comunque insomma ci deve essere posizionata bene. Secondo me fanno la giocata se riescono a inserirlo nella storia. Nuova tecnologia sviluppata dai professori. Sì, anche, ma lo devono inserire comunque secondo me nel contesto della storia molto preciso, cioè deve essere secondo me anche una cosa che può rivoluzionare la trama. Sarebbe una cosa interessante, non lo so se lo faranno, ma spero di sì. Ma spero che la influenzi. E come rispondi a chi dice che le mega evoluzioni fanno tanto Digimon? Senti, fanno tanto Digimon perché purtroppo il nome italiano Mega Evoluzioni è stato tradotto a minchia, perché in Giappone c'hanno un altro nome che ha poco a che vedere con i Digimon. Però è vero, forse questa cosa che i Pokémon hanno più accessori e si mega evolvono con questi accessori in più potrebbe ricondurre al fenomeno Digimon. Anche perché la mega evoluzione è una cosa temporanea. Esatto. Come succedeva ai Digimon? Ma sì, all'incirca, anche se a volte ci rimanevano. È parecchio ricollegabile, sì, però a livello è un'altra cosa, perché comunque sia la mega evoluzione serve più che altro a livello di battling competitivo e nei Digimon. Sì. Sì, ci sono stati giochi dei Digimon, ma comunque sia non è livello. No, il battling competitivo Pokémon è uno dei migliori, ma supera anche altri giochi che non siano legati a brand, sì, di creature. Solitamente Pokémon viene considerato un gioco ai bambini quando in realtà è tattica. È tutta tattica, c'è della gente che ci fa delle strategie allucinanti, studia... Soprattutto una battaglia 2 contro 2. Sì, vabbè, lì devi avere un cervello, un cranio così, devi prevedere, devi essere intelligente, prevedere l'avversario in tutte le maniere, devi studiare abilità e for value, cioè un sacco di equazioni. Sì. Un mondo infinito. Cavolo, quindi... Capite bene che sì, ci può essere inizialmente un paragone con i Digimon per via del nome, per via di questa nuova feature però che è stata introdotta. Però sì, secondo me è tutt'altro. Anche il braccialetto può essere, secondo me, ricollegato al Digivice. È vero. Però cioè, alla fine è una cosa introdotta. Cioè, è una cosa nuova, ecco, nel mondo Pokémon, quindi anche se c'è un'ispirazione ma è stata sfruttata in questa maniera qui geniale, va bene, per me va bene. Per me le mega evoluzioni ci stanno tutte. Sono molto belle, cioè Mega Charizard, sì. Mega Blastoise. Ma a me ti dirò, mi è piaciuto anche Mega Kangaskhan, perché si capisce che non sono solo evoluzione a livello estetico, ma anche magari evoluzione a livello tattico, quindi vedremo chissà cosa. Secondo me Mega Gengar sarà tipo Mega Kangaskhan. E invece Mega Mewtwo?
questa forma. Ce ne sono due addirittura. Esatto, XY esclusivo. Ufficializzato proprio oggi la seconda versione. Ha lasciato un po' perplesso come un Pokémon creato, quindi che in natura non esiste, poi addirittura. Megavolversi. Chissà, anche lì bisogna vedere. Siccome gli hanno dato una grande importanza. Anche misura, perché Mewtwo è molto centrale in questo gioco. Almeno dai trailer rilasciati sembra il film in grande forma. Ma tantissimo. Anche Ash riesce a riconoscerlo, che di solito Ash non riconosce nessuno. Non riesce a riconoscere Koffing in una puntata. Ash addirittura. Guarda il Pokédex, terribile. Riconosce Mewtwo, quindi gli hanno dato veramente un posto di rilievo. Anche Mew in qualche missione, spero. Mewtwo senza magari Mew. Con un evento bello, sai, vedremo, non lo so. Queste mega evoluzioni sinceramente di Mewtwo mi sono piaciute e non piaciute, ci sono delle cose che salverei e cose che mollerei, però insomma vedremo. Personalmente preferisco Mewtwo base, bello cattivo, quello sì, ma anche Mewtwo X non è malissimo, è piuttosto tronfio, c'ha le mani, sembra l'omino di Michelin, però è carino. Va bene, ti ringraziamo per la chiacchierata e ci ritroviamo tutti su Kingdom Game. Ciao. Ciao ciao, un bacione al vostro amico Dario Moccia. Spacco tutto.